Questo video è totalmente in collaborazione con Numero DS, quindi vi invito a passare sull'app o sul sito ufficiale per leggere articoli e per rimanere sempre informati. Per Numero DS e con Giovanni Salvatore. Questa sera allo Stadium di Bergamo si affronteranno Atalanta e Brescia, un derby molto sentito, ma che sarà l'occasione soprattutto per omaggiare il ricordo delle tantissime persone scomparse a causa del Covid-19. Bergamo e Brescia sono diventate le città simbolo della lotta al coronavirus e il match in programma nella giornata di stasera avrà sicuramente qualcosa di speciale. Qualcosa di unico, tra l'altro, lo sta facendo anche il Papu Gomez, capitano dell'Atalanta e leader indiscusso della squadra più in forma d'Italia. Numeri alla mano, ovviamente. Prima del fischio d'inizio, infatti, l'argentino riceverà il premio di MVP del mese di giugno della Serie A. Il giusto riconoscimento per un giocatore che ha cambiato radicalmente la storia sportiva recente di un'intera società. Il numero 10 dell'Atalanta contro la Juventus ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in Serie A. Se già ai tempi del Catania il Papu aveva dato l'impressione di avere quel quid in più da quando è ritornato in Italia dopo la nefasta esperienza in Ucraina, Gomez è diventato uno dei giocatori più determinanti dell'ultimo lustro. Un'ulteriore conferma, come se ce ne fosse ancora bisogno, è arrivata sabato sera allo Stadium. In casa della prima della classe, l'Atalanta ha dominato per almeno una buona ora di gioco, andando in vantaggio per ben due volte. Il primo gol, realizzato da Duvan Zapata, è frutto di un geniale assist del Papu. L'argentino riceve la sfera proprio dal colombiano al limite del fronte sinistro dell'area di rigore, tocca il pallone tre volte e lo fa solo ed esclusivamente con l'esterno del proprio piede destro. Il terzo tocco è un cioccolatino, un'imbucata che mette Zapata dinanzi la porta bianconera. Quella in corso non è la miglior stagione di Gomez a livello realizzativo. Nel 16-17 mise a segno 16 gol, ma è in assoluto l'annata più importante della propria carriera. Rispetto al passato, l'argentino ha arretrato il proprio baricentro d'azione, evolvendo il proprio modo di interpretargli il ruolo di trequartista di sinistra, entrando dentro il campo, ma la sua visione di gioco gli ha permesso di rimanere decisivo anche giocando più lontano dalla porta. Il dato statistico di 17 assist messi a segno finora ne è la chiara dimostrazione. Negli ultimi 15 anni, tra l'altro, nessuno aveva mai fatto meglio, considerando che Opta raccoglie dati statistici dal 2004, un ulteriore record dunque per il Papu. La Lega ha reso noti alcuni dati relativi alle ultime gare giocate dal Papu Gomez, che gli hanno permesso di primeggiare in questa speciale classifica superando altri grandi protagonisti della Serie A post-lockdown, Cristiano Ronaldo e Lasagna, due esempi su tutti. Una performance di esperienza tecnica del 96,3%, nuovo record mensile stagionale tra tutti gli MVP, e fisica del 92,5%, una percentuale di riuscita del 70% nei passaggi ad altissima difficoltà, record stagionale. Punta l'avversario nel 75% delle occasioni di uno contro uno offensivo, saltandolo nella metà dei casi. Nelle scelte di gioco, passaggi e movimenti ottimali e nelle capacità di accelerare la manovra, aggressività offensiva, l'efficienza raggiunge il 98%. Contribuisce anche alla fase difensiva con un indice su movimenti senza palla e pressing del 92%. Ad oggi in Serie A è difficile trovare un giocatore importante come il Papu, se ne contano forse sulle dita di una mano, ma rimane il fatto che le qualità balistiche, lo spirito di abnegazione, la capacità nel fare sempre la scelta giusta, sono caratteristiche che lo rendono unico in Italia. Alla fine del campionato mancano poche settimane e l'Atalanta, dopo il pareggio in casa della Juventus, si ritrova a 9 punti dalla vetta. Difficile immaginare che una squadra diversa da quella allenata da Sarri possa vincere lo scudetto, ma la sensazione è che la forza dell'Atalanta sia universalmente riconosciuta, a prescindere dal piazzamento finale in Serie A. In Francia solo ora si sono accorti dei Gasperini Boys, in attesa del quarto di finale che vedrà Gomez e compagni affrontare il Paris Saint-Germain. C'è chi da tempo parla dell'Atalanta come di una favola, un termine forse oggi fin troppo riduttivo.